Danilo D'Ambrosio. Samir Handanovic, rischio qui nel disimpegno nerazzurro senza troppi problemi. Bravo Brozovic a giocare, anche qui abbiamo visto il dettame di Conte, non buttare via il pallone. Giochiamo. Ottima intuizione di Brozovic, giocata di prima del centrocampista nero, ha aperto la corsia mancina dove i nerazzurri possono creare molto. Palla per Gagliardini, dentro Bersaguele Longo, bruciato qui nella buona marcatura da parte dell'esperto Maric del Lugano. Sarà comunque calcio d'angolo per l'Inter, e allora occhio a De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, questi saltatori migliori per i nerazzurri. Ci sono molti centimetri nei nerazzurri, molti abituati a saltare le palle e a fare. Lasciato a Marcelo Brozovic, esattamente come era accaduto anche per l'altra bandierina. Allora andrà col destro il croato, palla in mezzo praticamente quasi sul dischetto del calcio di rigore, se la cava in qualche modo il Lugano. Altro pallone recuperato da Francisco Rodriguez, prova a ripartire in contropiede addirittura il Lugano, un po' macchinoso, cercava Bottani con questa palla in profondità. L'ultimo uomo era Antonio Candreva, che può girare agilmente per Samir Handanovic. Sbagliato la qualità dell'ultimo passaggio, in questo caso da parte del Lugano, buone però le idee di gioco da parte della squadra di Celestini. L'Inter di Conte sta provando sempre ad aggredire alto per andare subito alla reconquista del possesso della palla. In questo caso uscita fuori tempo da parte di Gagliardini, tagliata una linea di pressione, Lugano che si trova già nella porzione offensiva di campo. Celestini è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Ricordiamo, ha iniziato la sua esperienza da allenatore come vice di Bernd Schuster in quel di Malaga, era stato anche allenatore di Celestini Schuster al Getafe. Celestini che era un ottimo centrocampista, ricordiamo anche quasi un centinaio di presenze con il Marsiglia, 36 presenze in nazionale per lui, è uno dei tecnici emergenti di un calcio svizzero che, come abbiamo detto, sta crescendo sicuramente tanto. Una curiosità, ha avuto un'esperienza anche in Italia sulla panchina del Terracina. Occhio perché attacca con Bottani qui il Lugano, la palla in mezzo messa da Aratore, poi a rimorchio in qualche modo si salva l'Inter, pericolo però sulla sinistra. Ancora una volta tentativo di aggressione alta da parte dei nerazzurri, superata la prima linea di pressione, ottimo lo sviluppo, in questo caso merito del Lugano, la manovra efficace che ha liberato il centrocampista Bottani, poi si sono difesi bene però in inferiorità numerica. Riparte adesso l'FC Internazionale con la palla per Gagliardini, si fa vedere Candreva alle spalle del suo marcatore e allora si infila come una nana sul burro. Candreva dentro, colpo di testa tentato da Ivan Perisic, questo è il sogno di Antonio Conte, ovvero l'esterno da una parte che chiude l'azione dell'altro esterno. Bravo Francesco, era quello che stavo dicendo, ottimo lo sviluppo di D'Ambrosio, anzi Gagliardini che serve sulla profondità, Candreva ha tutto il tempo di controllare e guardare l'esterno nerazzurro. Idea giustissima quella di servire Perisic dall'altra parte, 5 giocatori dell'Inter ad attaccare la porta, questo è uno spirito di coraggio, una squadra che vuole imporre il proprio gioco. Era un'azione che eravamo abituati a vedere anni e anni fa nella Juventus, Lichtsteiner da una parte e Asamoah magari che andava a concludere dall'altra parte o viceversa. Ricordo un gol in Champions League, se non erro, al Chelsea, proprio dello svizzero, su un'azione del genere. Riparte da dietro il Lugano con Maric, poi da Prelà, la linea 3 difensiva del Lugano che allarga il gioco sulla sinistra per Aratore, l'ultimo arrivato in casa Lugano in prestito dalla squadra russa Ural Ekaterinburg, lui che però ha fatto molto bene con la maglia del San Gallo lo scorso anno. Rimessa laterale per la formazione di casa, ricordiamo sempre la differenza anche di condizione, Lugano che viene da un ritiro ormai concluso in quel di Asiago, l'Inter che ha iniziato solo una settimana, Lugano che invece tra una settimana va in campo già con lo Zurigo, una diretta pretendente anche alle zone alte della classifica, quelle a cui è uscito Lugano che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto.
e questo è un aspetto sicuramente importante in questo momento della stagione. Lugano, che viene da una grande cavalcata nella stagione passata, ha inserito pochi elementi. La squadra di Celestini, squadra nuova, mentalità nuova per l'Inter, ci vorrà bisogno di tempo, ma già in questi primi 18 minuti ha fatto vedere una mentalità importante. Aratore fa impazzire un po' Candreva, che però è bravo a chiudere. Sostanzialmente le due formazioni, almeno nel centrocampo, sono a specchio, ovvero sono a 5 tutte e due, poi cambia qualcosa lì davanti perché il Lugano probabilmente è con due punte, con una che rimane un po' più indietro, però il duello che abbiamo visto in precedenza sarà un duello importante, metterà alla prova la fase difensiva di Candreva. C'è Aratore, che è un giocatore di qualità. Hai detto bene, due squadre che giocano a specchio cambiano le caratteristiche degli attaccanti, due punte vere per l'Inter, adesso però ripartenza. Occhio allo strappo di Sensi, qui però si fa fermare, ma con fallo. Il fallo, l'ex centrocampista del Sassuolo, non è d'accordo Olivier Custodio. Da calcio di punizione, bello lo strappo.